particolare che io tendo a chiamare complesso del ritorno dello youtuber, secondo il quale dopo un po' di astinenza da YouTube ti metti davanti a una telecamera ed è come se fossi tipo un pinguino nel deserto e spaesato come un cammello in Lapponia. Cioè, io non so più come si facciano i video. Detto ciò, bentornati su questo canale. Potevo non ricominciare la mia attività di YouTube con una porcata? No, e quindi di conseguenza eccoci qua con un'impostazione della facecam che fa ribrezzo. Andate su Instagram per vedere come sono conciato in questo momento. E con una frase del cazzo inizio video. Ora vi starete chiedendo: bravo Creepy, che cosa ti sei fumato? Per adesso nulla, sono qui semplicemente per dirvi che sì, sono tornato. Sono tornato, ma soprattutto sono tornato con delle news. News che in realtà non sono positive per il canale. Ehi, riprendiamo col piede giusto. Perché il computer dal quale sto registrando questo video sta lentamente passando dall'altra parte del piano esistenziale. Sta perforando la dimensione fenomenica per raggiungere il numero. Sta per raggiungere l'aldilà, sta morendo. Sta morendo! Sto registrando questo video probabilmente con le ultime forze di questo computer. Di conseguenza dovrò cambiarlo per tornare a pieno regime su YouTube. Oltre a dover superare la maturità, che è sicuramente importante. Sì, vedete qua tutte le mascotte, dal da Bortosar, dal divino là dietro, insomma. C'è un bel ampliando di merda oggi. Comunque so che come rientro su YouTube è particolare, non è sicuramente pomposo, non è un video gigantesco. Volevo semplicemente informarvi che ho un progetto che porterò su YouTube. È un progetto legato agli albori del canale, a quando ancora trattavo creepypasta. È ispirato a quelle, ma è trattato in modo diverso. E siccome voglio rinnovare il canale anche da un punto di vista grafico e qualitativo a livello proprio di strumenti, prima di tornare a pieno regime con altri video, per il momento tornerò solo con quel progetto, che per ora non vi spoilerò, che uscirà indicativamente una volta a settimana, e questo sì, sarà il mio ritorno. Attenderò la fine della maturità e la possibilità anche economica di ottenere dei mezzi migliori per poter tornare a pieno regime su YouTube, anche se il ritorno che ho in mente sarà diverso rispetto alla mia precedente esperienza su YouTube, ma questo ve lo spiegherò in video sicuramente più avanti. State tranquilli, rimango su Pokémon, non mi vendo a Fortnite. Però su questo canale assisterete a dei cambiamenti, questo sicuro. Inoltre ci tengo a ringraziare brevemente, ma in realtà non tanto brevemente, tutti quelli che mi hanno scritto su Instagram, su Telegram, ovunque, per darmi sostegno. Vi ringrazio tantissimo. È bellissimo vedere che alcune persone, tante in realtà, non mi aspettavo così tante persone, si preoccupino prima per me che per le sorti del canale. È una cosa molto importante e sulla quale vorrei basare il canale nel futuro. Quindi ringrazio tutti voi. Nel mentre spero che il nuovo progetto che porterò e a cui sto già lavorando vi piaccia. Uscirà il primo episodio credo domenica e come vi ho detto è legato alle creepypasta. Non escludo la possibilità di altri video, ma questo dipenderà da quanto questo PC riesca ancora a dare nella sua esistenza. Detto ciò, io a bordo Sardel Divino vi salutiamo e noi ci becchiamo in un prossimo video.